Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi è giovedì 5 ottobre e qui a Praga è ufficialmente arrivato il freddo, purtroppo. Oggi vi porterò con me nella mia giornata perché sarà una giornata molto molto speciale. Infatti chi di voi già mi segue e vede i miei video sicuramente si ricorderà che nel video precedente, anzi nel vlog precedente, quindi forse 4 video fa, avevo parlato di una premiere, quindi di un nuovo spettacolo che faremo appunto oggi al Teatro Nazionale di Praga, e vi avevo detto che non sapevo ancora se l'avrei fatto oppure no, quindi ci sono state delle novità, dei cambiamenti nei cast, che però non vi dirò adesso, ma vi tengo un po' sulle spine, vi spiegherò più tardi perché adesso appunto devo uscire. Però ci tengo a raccontarvi quello che è successo perché sono veramente felicissima. Per chi ancora non mi conoscesse, mi chiamo Federica, ho 24 anni e vivo e lavoro a Praga come ballerina professionista col Czech National Ballet. Quindi in questi video solitamente vi porto con me nella mia giornata, vi faccio vedere cosa faccio, cosa mangio. E siccome oggi è una giornata che non voglio dimenticare, ho deciso di riprendere questo vlog indipendentemente dal canale, lo voglio fare anche per me stessa perché voglio appunto ricordarmi in futuro come questa giornata è andata. Prima di cominciare, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e supportatemi con un pollice in su. Io ho fatto colazione, come avete visto, con un bel caffè con latte di farro, che è la prima volta che sperimento, e devo dire che mi piace moltissimo, assomiglia molto al latte di avena come sapore. E poi il mio solito porridge con banana, frutti di bosco e burro d'arachidi, che purtroppo non riesco ad abbandonare. Adesso io stamattina ho lezione di danza come al solito, dalle 10 alle 11 e un quarto, poi un po' di pausa e poi avrò una prova. Finirò verso l'una e poi andrò a casa a pranzare. Vi farò vedere anche cosa preparo per pranzo e di pomeriggio vi parlerò appunto di quello che è successo nelle ultime settimane. Mettetevi comodi, spero che il video vi piaccia e ci vediamo dopo. Oggi mangerò della patata dolce che ho cotto in forno semplicemente con sale, olio e aglio in polvere. Qui abbiamo dei pomodorini e del peperone rosso da crudi e infine del tofu marinato, già comprato marinato dal supermercato. Ho poi condito il tutto con della salsa tahina, che come penso ormai saprete è la mia droga. Ah, tra l'altro oggi ho appena aperto questo barattolo che è da 650 grammi e solitamente mi dura tipo un mese. È buonissima, il sapore lo amo, lo metto ovunque, poi è ricchissima in calcio, quindi molto nutriente.
Sono circa le 2 e ora di pranzo, già vi ho fatto vedere cosa ho preparato, ci ho messo letteralmente 5 minuti a mettere insieme tutta questa roba, quindi velocissimo, tra l'altro economico, perché sono tutti ingredienti facili da trovare in tutti i supermercati e che costano davvero pochissimo, quindi è la prova che mangiare vegetale non significa dover spendere centinaia di euro in cibi esclusivi o super chic, costosi, ma che basta sapere dove stanno i nutrienti per costruire un piatto bilanciato e completo. In questo caso abbiamo il tofu che è fonte di proteine e di tanti altri nutrienti molto importanti, le verdure fonti di vitamine, il peperone contiene tantissima vitamina C, quasi più dei limoni, penso di più dei limoni e degli agrumi. Poi abbiamo la patata dolce che è fonte di carboidrati complessi e la tahina che, come dicevo prima, contiene moltissimo calcio e che io preferisco personalmente all'olio. Adesso mangio e poi, appena finisco, vi do le ultime novità di cui vi parlavo prima. Mi sono dimenticata di dirvi all'inizio del video che, per chi ancora non mi conoscesse, io sono vegana. Penso che dal nome di questo canale abbiate già capito che è appunto dei vegan ballerini, insomma, si intuisce. Già da più di 10 anni seguo un'alimentazione 100% vegetale e quindi in questo video vi voglio anche far vedere quanto sia facile, gustoso, economico mangiare vegetale. So che queste mie ricette, queste mie ispirazioni vi piacciono moltissimo e quindi spero che condividendole possa farvi approcciare a un tipo di cucina che a volte può sembrare davvero lontanissima da quella che è la nostra cucina tradizionale, ma che in realtà è semplice, economica e veloce. Dolcino dopo pranzo, Kit Kat vegani che ho trovato ad Amburgo in Germania. In Italia non so in realtà se li vendono già, qui a Praga no, però sono buonissimi, sono praticamente uguali agli originali. Pranzo fatto e ora sono pronta qui per comunicarvi le ultime novità. Intanto, se già non l'avete notato, mercoledì ho pubblicato un nuovo video che si chiama Relazioni, Masturbazione e Demisessualità, che è il primo video di una serie che sarà un podcast che ho chiamato Ve ne parlo da amica. Sarà quindi una serie di video in cui parlerò di argomenti scomodi, come vi spiego appunto all'inizio di questo video. Come se appunto se fossi una vostra amica affinché voi possiate affrontare questi argomenti, questi problemi nella vostra vita in maniera più tranquilla e serena, ascoltando la mia esperienza. Quindi se ancora non l'avete fatto vi invito a guardarlo perché sono sicura che vi piacerà, perché io seguo molte persone su YouTube che già parlano di questi argomenti. E onestamente li trovo davvero davvero utili perché riesco a rispecchiarmi nelle loro parole e a vivere più serenamente appunto questi aspetti della mia vita che a volte sono un po' difficili da affrontare completamente da sola. Quindi la novità è che ogni mercoledì alle ore 15 circa uscirà un nuovo video di questo podcast e poi ogni sabato, come sempre alle 10 del mattino, uscirà invece un vlog, un cosa mangio in un giorno, dei soliti che faccio sempre. Quindi questa sarà la programmazione futura da adesso in poi in questo canale. Sono contenta di essere riuscita a finalmente decidermi di portare 2 video alla settimana perché secondo me posso farcela e perché appunto aumentare la qualità e la quantità dei contenuti secondo me è un ottimo modo per anche aumentare la visibilità di questo canale e coinvolgere e raggiungere sempre più persone. Quindi spero che questi video vi piaceranno, fatemi sapere nei commenti se già avete visto il video precedente. Per quanto riguarda le altre novità che vi accennavo già stamattina, cos'è successo? Praticamente, appunto, abbiamo fatto Romeo e Giulietta, come avete visto nel vlog precedente, all'inizio della stagione. E una volta finito Romeo e Giulietta, abbiamo iniziato a preparare una nuova premiere che si chiama Beyond Vibrations e che è, come spiegavo nel video precedente, un triple bill, quindi sono 3 pezzi di contemporaneo: Moving Rooms, Frank Bridge Variations e Flypaper Bird. E quindi questo spettacolo andrà in scena stasera per la prima volta. Repubblica Ceca, quindi una premiere nazionale. Sono pezzi di coreografi molto importanti, tra cui Hans van Manen e altri 2 coreografi, di cui non ricordo il nome onestamente, molto, mi sento molto ignorante al momento, che però vi scriverò qua, così voi magari ce li conoscete, direte oh wow, che bello, che figo che fanno questi pezzi. Sono comunque tutti e 3 molto molto belli. Inizialmente io ero nel cast del secondo pezzo, ovvero Frank Bridge Variation, ed ero terzo cast. Ciò vuol dire che solitamente il primo cast fa la premiere, il secondo fa la seconda premiere e poi il terzo cast. Non si è mai sicuri se ballerò oppure no, magari a volte è soltanto una cover, nel caso in cui
qualcuno nelle prime casse dovesse farsi male, cose varie. Quindi comunque io, cioè, andavo sempre alle prove, facevo le prove, imparavo la coreografia, però non sapevo quando e se effettivamente avrei ballato. Cosa è successo però 2 settimane fa? È venuto il direttore della compagnia di Amsterdam, del Het National Ballet, che appunto si occupava di pulire questa coreografia. Lui non è il coreografo perché il coreografo è Hans van Manen, ma è stato chiamato appunto per aiutarci a fare questa coreografia nel modo migliore possibile, perché questo balletto è andato in scena per la prima volta a livello mondiale nel 2005 appunto ad Amsterdam. Quindi questo coreografo è venuto e ha completamente sconvolto i cast e quindi mi sono ritrovata ad essere terzo cast a essere primo cast. Una settimana prima dello spettacolo, e onestamente io non ho neanche ben capito i motivi di questo cambio, perché come forse avevo detto nel video precedente, però io non mi sento molto sicura nel contemporaneo, almeno finora, adesso forse mi sento un po' più sicura, perché ho sempre pensato che il classico fosse il mio forte e che in questi pezzi di contemporaneo fossi, diciamo, non tanto brava. Ho sempre pensato di essere, anzi, probabilmente anche abbastanza scarsa. Perché? Perché non è una cosa che faccio sempre quotidianamente, mentre danza classica sì, cioè io ogni mattina faccio 1 ora e un quarto di lezione, poi il 90% dei balletti sono sempre balletti di classico. Quindi è stato molto inaspettato, chiaramente sono rimasta molto stupita all'inizio, non avevo capito che fosse un cambio definitivo, pensavo semplicemente che volessero provare nuove combinazioni di ballerini e nuovi cast per vedere quale fosse migliore, però non avevo capito proprio che a quel punto avrei dovuto fare io la premiere. È stata sicuramente una grande soddisfazione, però mi dispiace chiaramente perché io mi metto sempre nei panni delle altre persone, sempre troppo empatica, anche vabbè, nei confronti degli animali in generale, però pensavo comunque a dei ragazzi che sarebbero stati col primo gruppo e sono stati spostati al terzo, al secondo, altri che sono stati tolti, quindi è stato un poco di dramma. E onestamente a me queste cose non piacciono tanto perché alla fine poi balleremo tutti e 3 cast, 2 spettacoli ciascuno, quindi veramente alla fine faremo tutti la stessa quantità di spettacoli ed è stato un po' un momento di tensione nella compagnia per questo, almeno questo è quello che ho percepito io. Però nonostante ciò sono contenta di poter ballare questo spettacolo stasera perché chiaramente abbiamo fatto un sacco di prove e mi sentivo anche un po'. Avevo la responsabilità addosso di dover fare bene perché ero stata scelta in un certo senso e quindi dovevo provare che mi meritavo quella decisione di stare col primo gruppo. In realtà io comunque non penso di essere meglio degli altri gruppi, semplicemente forse è stato un problema di altezze oppure di, non lo so, non so cosa è successo, però a volte queste cose capitano. Quindi anche questo è anche un messaggio per le ragazze che fanno questo mestiere, magari che pensano come funzionano i casting, cioè in realtà è tutto molto variabile, come vedete tu puoi essere scritto quinto cast e poi alla fine ballare tanto quanto il primo cast, perché ci sono veramente tante dinamiche che spesso non sono facili da comprendere e che neanche noi ballerini capiamo. Quindi questo è stato l'aggiornamento, sono molto fiera del lavoro che sto facendo e sarà soltanto un motivo per me per dare sempre di più e dare sempre meglio, perché chiaramente meglio si fa. Più opportunità si possono avere, più possibilità si possono avere di ballare e di fare tante esperienze in palcoscenico. Adesso io ho pranzato e penso che mi metterò a editare questo video perché oggi è giovedì e teoricamente dovrebbe uscire sabato. Stasera forse andrò a cena fuori in un posto vegano che si chiama Streha, che vuol dire tetto in ceco. Spero di andare perché ancora non è sicuro. In caso vi farò vedere cosa mangio. Adesso appunto io mi vado a distendere perché voglio riposare un po' le gambe e ci vediamo dopo. Ho messo la merenda in un contenitore perché avevo programmato di mangiarla in teatro, però ho fame quindi la mangerò adesso. Ed ero yogurt bianco di soia con cannella, semi di lino tritati, granola, kiwi e susina. Al solito una mia merenda solita con yogurt, frutta e granola. Adesso la mangio e tra poco vado a teatro.
Sono arrivata, adesso salgo in camerino, mi preparo, mi trucco, mi cambio, mi pettino. Ho un po' di ansia, onestamente, però andrà bene, me la godrò sicuramente. Questo è il camerino, non c'è nessuno al momento. E questo qui è il mio posto. Questo è il costume. Poi ve lo farò vedere indossato. Ma la parte più bella è la vista. Adoro. Ho dimenticato a casa il treppiedi, quindi ho dovuto incastrare la macchina fotografica in una maniera assurda. Faccio il video col cellulare e lo metto qua, così faccio tipo un video nel video per farvi capire la situazione in questo momento della mia macchina fotografica. Comunque qua c'ho il mio specchio da qua, mi sto riprendendo e adesso mi devo fare i capelli e il trucco, il parrucco, cose varie. Qua c'ho i biglietti per i amici che verranno, ne ho ben 5. Questo balletto prevede uno chignon basso con riga di lato a destra, quindi questo è quello che farò adesso. Poi scenderò giù dove c'è la stanza in cui ci trucchiamo e farò anche un bel trucco. Mentre mi pettino, ho pensato di fare tipo un time lapse del diciamo come faccio lo chignon, però siccome appunto non avendo il treppiedi non ho come farvi vedere come faccio lo chignon, ho pensato di parlarvi di scaramanzia, ovvero di dirvi se io ho qualche rituale segreto nascosto prima di uno spettacolo. Allora, in realtà no, io non sono né scaramantica né religiosa e di conseguenza non ho particolari riti o tradizioni prima di uno spettacolo. L'unica cosa che ho, che è più che altro un'abitudine, vorrei chiamarla, è che è abbastanza strana e particolare. Non so se magari fatemi sapere se qualcun altro fa anche questa cosa. Ovvero che io indosso sempre prima la scarpa sinistra e poi la scarpa destra, in generale nella vita, sia le punte sia le scarpe normali. E poi anche le tolgo sempre prima la sinistra e poi la destra. Quindi questo è l'unico, diciamo, rituale, rito che ho. Ma non, cioè, se mai dovesse capitare che indossi prima la destra, non mi faccio un problema. Cioè, va bene lo stesso, non dico, ah, ora mi andrà male lo spettacolo, no. Però ecco questa piccola stranezza che volevo condividere con voi. Adesso finisco i capelli, poi mi vado a truccare e vi faccio vedere tra un po' appena sarò pronta. Trucco pronto, ho fatto un ombretto più scuro marrone, uno più chiaro nella palpebra, poi eyeliner e matita sotto. Sì, lo spettacolo è appena iniziato. E poi del fard sul bronzo marrone e del lucido labbra. Ecco, sono pronta ufficialmente. Adesso il primo pezzo durerà circa 25 minuti, poi c'è la pausa e poi c'è il secondo, quello che ballo io. Pronta, questo è il costume. Si vede, sì. È tipo col pizzo a fiori, è sotto il rosso. Ed è una tutina tutta fino alle caviglie. Oddio, ci siamo quasi. Ok, cioè in realtà non è mai successo che avessi il camerino tutto per me. È la prima volta, perché solitamente in questo teatro facciamo i balletti grandi, tipo Schiaccianoci, Onegin, e in questo camerino ci sono tipo, non lo so, 30 persone, ma oggi sono sola. Bellissimo, così posso filmare questo video. Comunque, adesso mi devo riscaldare un po' e faccio un po' di stretching qua, visto che ho tutto questo spazio libero soltanto per me. E nulla. Oddio. Ansia. Thank you.
capito, è andata bene, sono contenta, sono davvero troppo contenta. Ho avuto anche questa rosa che ci danno solitamente sempre per le premiere. Ero super, super agitata all'inizio, prima che la musica partisse. Appena si sono accese le luci, ero tipo, oddio, quasi tremavo. Però è andata bene, mi sono proprio divertita, è tutto liscio, penso. Alla fine il direttore era contento, anche questo coreografo, Hans van Manen, che è venuto qui a 92 anni, veramente un mito. Dio, che emozione, cioè, davvero non so cosa dire, sono davvero davvero contenta e grata di questa opportunità. Ci sono questi 5, 4 miei amici più il mio ragazzo a guardare, mi hanno appena scritto che gli è piaciuto un sacco e quindi sono davvero contenta. E penso che dopo andremo a cena tutti insieme, almeno questo è il programma. Rifaremo questo spettacolo comunque domenica sera. Ma sicuramente sarò più tranquilla perché solitamente alla prima sono sempre un po' più emozionata del solito. Quindi adesso non so, ho tipo mezz'ora di non far nulla. Mi riposerò magari, editerò questo video, però sono contenta. Ok, Ok, the third piece just... Perché parlo in inglese? Sono rincretinito. Vabbè, perché stavo parlando con un collega in inglese, quindi mi è partito l'inglese. Comunque, stavo dicendo, il terzo pezzo è appena iniziato. Adesso è sicuro che andremo a mangiare fuori dopo perché ho prenotato già il ristorante. C'è un posto vegano tipo 3 minuti dal teatro. Non vedo l'ora perché fanno cibo buonissimo. Comunque, siccome sicuramente dopo non avrò tempo per fare una conclusione di questo video, la faccio adesso, visto che sono col costume truccata, pettinata e favolosa. E quindi spero che questo video vi sia piaciuto. A me mi è divertito un sacco filmarlo e sono contenta di averlo fatto perché avrò questo ricordo per sempre di questa giornata così intensa. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Sicuramente ci sarà ancora tipo il filmato della cena. E nulla, ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi al canale per non perdere questi video. Lasciami un pollice in su per supportarmi. Grazie per aver visto questo video. Ciao ciao!